Allora chiamo Martin Sheen, chiamo il doppio di Marlon Brando che uccise Dio quando giravamo Le discese da lontano, con lui organizzo la prima inquadratura di Martin Sheen che arriva in controluce, di che arriva in questa, diciamo, specie di letto, diciamo, di caverna, che è lì, in cui si vede solo un braccio. E pian piano organizzo uno stretto raggio di luce in cui lui si può mostrare come in un mosaico, pezzo per pezzo, fino a che arriva a dichiarare un pochino col suo proprio volto l'orrore della guerra. Fatto questo, visto che non accade nulla, vado a chiamare Francis. Francis sta addirittura su una torretta, piove, era il periodo delle piogge nelle Filippine. E arrivo su con la torretta e dico: Francis, che succede? Dice: ritorno, sono stanco, non ho più parole. Non so come convincerlo, Marco, devo trovare qualche altra cosa. Dico: Francis, ti ricordi 6 mesi fa, bla 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 bla, perché non vieni? Ho preparato una cosa, forse questa cosa ci può aiutare a chiarirci con lui. È venuto giù, gli ho fatto mostrare, all'epoca non esisteva un attacco video come c'è oggi, o un monitor che mostrano le immagini che giriamo, c'era solo l'operatore alla macchina che guardava quelle cose, quello come diceva Fabio, che era il primo spettatore in realtà che vedeva il film. Glielo spiegavo man mano che andavamo e lui ha detto: io penso che la cosa può funzionare, assolutamente sì, hai ragione Vittorio, ho preso tante cose e un pochino non ci avevo pensato a questa cosa. Chiamate Marlon, arriva Marlon, gli spiego tutto e lui dice: sì, io penso che la cosa si può fare. E si siede sul posto e guarda la luce e dice: Vittorio, c'è solo un problema, quando io mi alzo non sono certo di arrivare a questo punto, piccolo spiraglio di luce per me, come faccio a stabilirlo? Perché prima devo trovare il punto. Dico: non ti preoccupare, ci sono io con una bandiera nera e faccio in modo che quando tu ti alzi ti oscuro tutto tramite un pezzettino del tuo capo e basta. Dopodiché tu guarda con la coda dell'occhio dove c'è la luce, tu puoi entrare o uscire a seconda di quello che tu puoi mostrare. Un genio, ha fatto tutto lui. Beh, da quello che hai raccontato, però hai fatto molto anche tu. Beh, ha fatto l'idea lui, ma l'idea. E poi gli ho dato uno spazio in più nome. La soluzione è quasi completa. Quale attore, grande star, di cui tutti mi dicevano: non ci lavorare perché lui è una star, non farà, seguirà mai le tue luci, le tue ore, eccetera, aveva potuto accettare una sfida del genere? Non solo l'ha accettata, ma l'ha spinta lui a accettarla e l'ha voluta essere in quel modo lì. Per questo dico che è un genio, Marlon Brando. Beh, è una cosa anche abbastanza fuori del comune, stare o non stare, insomma, è difficile che un attore entri con tanta forza, come dire, nel processo creativo del film, influenzi fino a questo punto la messa in scena, o in America, magari in cinema americano più comune. Insomma, l'attore si adegua alle scelte del regista, segue le indicazioni, insomma, che addirittura blocchi per Marlon qualche giorno la lavorazione. Più di questo, Marlon, è molto più. Non, devo dire che l'atmosfera che c'era durante l'ultimo tango a Parigi, quell'appartamento, che per tutta una serie di ragioni, l'ultimo tango a Parigi era un piccolo film. Eravamo una piccola gruppo di italiani con un piccolo gruppo di francesi dentro un appartamento e poi in un altro albergo davvero, perché non potevamo permetterci di lavorare in studio perché era troppo costoso. Marlon accettò quel film perché era, quando Bernardo l'ha contattato, si sono incontrati a Parigi, ha voluto vedere Il conformista, si è innamorato del personaggio e l'ha voluto fare. C'era un'atmosfera straordinaria dentro quell'appartamento, cioè si sentiva una vibrazione creativa tra di noi, c'era veramente una serie di solistiche, anche da Cato Barbieri si sentiva già le musiche che aveva fatto e che avrebbe dovuto fare, eccetera, sentiva le cose di Scarfiotti, dei costumi miei, delle luci di Marlon, era un'atmosfera meravigliosa, meravigliosa. Quando si crea, io ho sempre pensato che il sensore oggi elettronico, digitale o la pellicola di una volta hanno una sensibilità superiore a quello che ci dicono i tecnici, è in grado di registrare le emozioni, si sente, si vede quando un film è fatto in armonia o in conflitto, secondo me. E io penso che quel tipo di, lo vedremo domani sera, l'ultimo tango ancora, si sente che è stato fatto in armonia, indubbiamente.
Senti.